inaugurazione di questa mostra. È un momento importante perché abbiamo cercato con il lavoro di diverse persone, che ci sono diversi curatori che sono qua e poi darò la parola, perché sono Flavia Franceschini, sono Cristina Gramolini, Walter Piccino, Felix Cossolo, Lucia Mazzilli, che sono i curatori di questa mostra. Una mostra che però ha negli autori la vera energia di questa mostra, che sono tantissime persone, sono anche alcuni personaggi che sono presenti qua, a cui daremo la parola, Corrado Levi, Vandio Baldelli e tanti altri a cui daremo la parola, Monica, Antonia, Cristina, Felix, che hanno costruito in ruoli preferenziali Paolo Rumi questa storia, ma non dimentichiamo che la storia è fatta da persone che con la loro vita hanno riempito e dato senso e contenuto a 50 anni di storia di Milano. Il significato di questa mostra era di adoperarci noi come mediatori e intermediari. Per questo abbiamo portato questo lavoro e in questi 120 pannelli che vedete, ma che sono una cosa piccola rispetto alla grande quantità. Una mostra che nasce da qualche anno, quando qualche anno fa io, Cristina e Felix andammo dall'assessore del CORM che è qua presente e che subito dimostrò un grosso interesse per questa mostra e la volontà del suo assessorato e dell'intera giunta comunale di descrivere questa grande storia che è arrivata oggi al compimento del suo racconto. Quindi io ringrazio tutti gli autori che nella storia di questi 50 anni hanno fatto, ringrazio le amministrazioni e do la parola e ringrazio nuovamente l'assessore per il grande supporto, vicinanza e fermezza nel ritenere questa mostra un momento importante nella nostra storia, testimonianza di un nostro passato importante che ha dato un ruolo importante a Milano e al nazionale. Quindi per il momento darei la parola all'assessore. Che anche... Grazie, buonasera a tutti. Con grande piacere, con grande orgoglio che vi porto naturalmente i saluti del sindaco Sala, di tutta l'amministrazione comunale per questa inaugurazione di una mostra che ha un'importanza che ci è apparsa subito evidente nel momento in cui abbiamo avuto i primi incontri di approfondimento, abbiamo letto la progettazione scientifica e curatoriale della mostra e devo dire che il risultato è ancora superiore alle attese che avevamo, che erano già molto alte. Perché nella visita, sia pur superficiale per il tempo contingentato, ma che naturalmente replicherò poi quando in un'altra circostanza con magari maggior tempo a disposizione, è evidente che qua si raccontano 50 anni di storia da due punti di vista. Il punto di vista dell'evidenza documentaria, che è fortissima e anche, devo dire, estremamente affascinante, perché racconta una straordinaria pluralità di storie e di immagini esemplari che raccontano appunto questi 50 anni di storia. Ma poi è molto interessante la lettura critica che viene fatta, ciò che tecnicamente nelle mostre è la lettura critica e quindi le didascalie che ripercorrono storicamente il percorso e che ci aiutano da un lato a contestualizzare quelle immagini e quindi a capirne anche il senso e il significato, ma dall'altro danno una profonda coerenza del perché questa mostra ha valore nella nostra città. Perché rappresenta un rapporto senz'altro non privo di contraddizioni e di lacerazioni che la nostra città ha avuto nei confronti del movimento, ma pur tuttavia capace di generare sempre quella energia, soprattutto intellettuale e culturale, che ha fatto sì che queste ferite, queste lacerazioni potessero essere, se non rimarginate, almeno cucite e soprattutto fossero, come si può dire, il miglior modo per dare vita a una... A un percorso, come si può dire, costantemente ispirato a valori estremamente positivi nel loro esito. E dico questo perché il fatto di chiudere con l'ultima immagine, che è appunto un'immagine molto forte, che è questa, un'immagine in cui le mani, i corpi di tante cittadine e cittadini si fanno
messaggio loro stessi, appunto, non dico dell'esito finale di questi 50 anni di storia, ma di un punto cruciale di svolta anche nella capacità che la città può avere di interpretare in maniera collettiva, appunto, i messaggi che nel corso di questi 50 anni si sono sedimentati e hanno costruito, appunto, storie individuali che sono quelle raccontate poi durante la mostra. E questa continua relazione tra l'aspetto appunto individuale di alcune storie esemplari e invece la crescita di una consapevolezza e anche, lasciatemi dire, di una responsabilità collettiva che la città ha saputo esprimere è secondo me l'esito più prezioso della mostra, nel senso che l'esemplarietà di alcune figure, di alcune storie, di alcune pubblicazioni permettono di essere poi lette in maniera anche criticamente, storicamente responsabile, perché contribuiscono a una crescita di consapevolezza e di responsabilità che invece è civile ed è collettiva e che è quella che credo incarni oggi la nostra città, almeno nella sua stragrande maggioranza. Mi ha fatto molto effetto leggere un passaggio di un esponente di una giunta, allora di Consiglio Comunale della Democrazia Cristiana, in cui veniva giustificato la revoca di un patrocinio alla manifestazione dell'89. In realtà ho scoperto poi la pietra di scandalo fu l'immagine di quel manifesto, ma nella giustificazione appunto che veniva data da quell'esponente politico veniva chiaramente diffuso, chiaramente diviso da un lato il diritto di una, è riconosciuto il diritto di una, virgolette, minoranza a esprimersi, ma dall'altro il diritto della maggioranza a far sì che questa espressione non fosse un'espressione che infastidisse in un certo senso quello che era il sentire comune appunto della, sempre tra virgolette, maggioranza. E allora mi è venuta in mente invece questa immagine così forte, così potente, dove quella dimensione di divaricazione tra una maggioranza e una minoranza è stata completamente cancellata e lì c'è il corpo di una città intero che ha avuto la possibilità e la volontà di esprimersi proprio a favore del pensiero che non possa esistere alcuna forma di discriminazione basata sull'orientamento sessuale e soprattutto che questo non possa avvenire sulla misurazione quantitativa e statistica appunto di quanto gli orientamenti sessuali incidano nella quotidianità. E questo passaggio è un passaggio che qui simbolicamente è diventato molto forte e credo che racconti la storia della nostra città oggi e anche quello che forse può rappresentare dal punto di vista nazionale, fermo restando che sono tantissimi altri, fortunatamente, le città e i contesti appunto nazionali in cui questa foto avrebbe potuto tranquillamente essere scattata. Chiudo con due piccole notazioni questo mio intervento, spero che non sia stato troppo sconclusionato, ma è un po' anche dettato dalla emozione che mi ha destato la visita della mostra. Le due considerazioni riguardano da un lato l'importanza che hanno avuto le forme di espressione artistica in questa storia. E questo è un dato cruciale che la mostra mette in rilievo in maniera molto puntuale. In effetti ci sono sempre dei momenti in cui sono gli artisti, anche per l'esemplarietà pubblica che hanno i loro comportamenti, che possono diventare in un certo senso delle punte di avanguardia di movimenti di liberazione che invece hanno poi un importante riflesso nella quotidianità dei comportamenti. E qua alcuni momenti di questo modo in cui scrittori, musicisti, cantanti, poeti, illustratori sono stati in un certo senso la punta emergente che hanno dato un'importantissima accensione e viene ben evidenziata. La seconda notazione invece riguarda i luoghi, cioè il fatto che la geografia della città ha conosciuto, conosce ancora oggi, dei luoghi fortemente rappresentativi e fortemente identificativi. È impressionante, almeno per me, che sono del 1970, che quindi di questa storia in un certo senso può essere testimone, in certi casi con un grado di conoscenza diretta molto minore di quelli che invece nati in anni precedenti possono aver avuto, notare una cosa che mi ha molto colpito, cioè come alcuni luoghi che erano centri culturali ma di aggregazione avessero una dimensione quasi clandestina questo pensando in contesti in cui appunto non si sarebbe potuto pensare, non avremmo mai potuto pensare leggendolo con gli occhi del dopo, che questa dimensione appunto quasi clandestina fosse in verità una dimensione necessaria.
E oggi invece le geografie urbane dei luoghi, sia di centri di cultura che di aggregazione, non hanno più questa dimensione clandestina, fortunatamente, o almeno nella massima parte non ce l'hanno, però acquisire consapevolezza e responsabilità nei confronti di come forme, diciamo, culturali di repressione possono costringere alla clandestinità, secondo me è un monito che dobbiamo sempre tenere presente, perché, come dire, le conquiste che questa mostra rappresenta, ahimè, non sono definitive, così come tante altre conquiste di avanzamento in diritti sociali e civili non sono conquiste definitive. Bisogna, io credo, ogni anno, ogni momento, ogni giorno, ogni ora, innaffiare queste conquiste con, come si può dire, con la sensibilità di capire quanto la loro importanza e il loro valore risiede appunto nel fatto di essere qualcosa che va custodito, che va raccontato, che va analizzato e che però va preservato anche dalla possibilità che invece l'orologio della storia inizi pericolosamente o paurosamente a avere le lancette che vanno all'indietro anziché in avanti. In questi 50 anni invece la cosa bella che vediamo, almeno dal mio punto di vista, è che le lancette, con qualche interruzione, con qualche ferita, con qualche difficoltà, con qualche dito messo di fronte, però sono andate avanti in maniera abbastanza inesorabile, e questo credo che sia un merito di tutti coloro che a questa mostra hanno lavorato. Grazie a tutti. Scuso moltissimo, ascolterò un intervento e poi purtroppo devo scappare perché abbiamo avuto un'agenda un po' complicata in questi giorni. Devo dire, per una cosa anche bella, nel senso che ieri abbiamo partecipato a Fabriano al Forum Internazionale delle Città Creative UNESCO con il sindaco Sala, che è stato autore dello speech, diciamo, che ha dato avvio a questa grande assemblea dei sindaci di tutte le città creative riconosciute dall'UNESCO. E però questo ha un po' complicato l'agenda di oggi perché sono tornato un po' in ritardo. Mi spiace, quindi se potevo ascoltare solo due interventi e poi andare. Grazie a tutti. Grazie. La parola agli altri curatori, curatrici, ovviamente, questa mostra, quindi chiedo a Cristina, a Felix, se vogliono dire qualche cosa, e passiamo agli altri interventi dei nostri ospiti, se volete dire qualcosa a voi. Io dico solo una frase, cioè che ci sono tantissime cose che sono accadute in questi 50 anni, ma quella che voglio nominare è il fatto che è stata messa al mondo la possibilità di desiderare come non era pensabile prima. C'era un solo modo di amare, di desiderare sessualmente, di essere, e chi non rientrava in quel modo pativa e doveva nascondersi. Ma anche togliendo il nascondimento, quello che abbiamo in modi diversi reso possibile per noi e per gli altri, per quelli che si trovano a vedere accadere l'amore o il desiderio, è stato di autorizzarci e di dare senso a questa estetica, a questa esistenza del desiderio che appunto non era concepibile. E questo è, secondo me, l'aspetto della liberazione più intenso, perché tutto il resto è solo, ed è un grande valore, è tolleranza, è un grande valore, ma far sì che sia possibile esistenzialmente desiderare e amare in un modo prima impensabile è una creazione di questo movimento LGBT, con tutti i suoi accenti e interdetti precedenti, perché era impossibile per una donna desiderare un'altra donna o fare un progetto esistenziale con lei, era impossibile, era patologico per un uomo fare quel tipo di investimento di desiderio, era marginale, ora non lo è più, e di questo possiamo complimentarci. Riallacciandomi a quello che diceva Cristina, ci tengo a dire che è vero, il nostro movimento ha fatto, diciamo, molte cose, ha costruito un'anima sul
pulsante, diciamo, per le lotte che sono più importanti. Non è inutile nascondere, e noi non ce lo nascondiamo, che in tutti questi 50 anni, così come negli anni passati, ci sono stati dei dissapori, ci sono state delle divergenze, abbiamo delle differenze, ma nell'arco di tutti questi anni siamo sempre riuscite in qualche modo a superarli quando c'era un obiettivo molto importante da raggiungere. E questo credo che sia una cosa importante, che sia una cosa bella, che sia da sottolineare, che nonostante differenze e a volte degli scontri anche, quando c'è un obiettivo importante, quando ci sono delle cose da raggiungere che sono per la nostra vita e per la vita di tutti, noi comunque riusciamo a rimanere uniti e riusciamo a diciamo, attendere a quell'obiettivo tutti quanti insieme. Alex? No, solo una cosa. Venerdì all'Afterlife 21 organizziamo una festa di presentazione del libro, della vostra, con il nostro Vino Cattaneo, che è in copertina del libro, non so se l'avete visto. Che libro non ho ancora visto. È là il libro. Allora, questa foto è data, la foto del 1976 al Parco Lago. Questo è di Vino Cattaneo col pugno, è quella busta. Ma io vi posso raccontare, ma io c'ero, vi posso raccontare cosa è successo. Allora, era il 1975, era il Festival del Proletariato, però non aveva niente a che vedere col proletariato, non aveva niente a che vedere con la sinistra, perché a Parco Lambro erano confluite 100.000 persone che non c'entravano poi assolutamente niente, il Partito Comunista, la sinistra, non era preparata per il discorso omosessuale, ci chiamavano viziati, cioè era una cosa veramente tardo 800 ancora, e quindi eravamo veramente dei diversi dentro a un contesto che non aveva, però Andrea Valcarelli aveva cercato di creare questa forma di aggregazione, quindi eravamo arrivati anche noi. Però la sera prima io mi ero esibito, debuttando proprio in questo modo con la mia chitarrina, avevo detto: questa canzone si chiama Darling ed è dedicata al mio ragazzo, io ho un ragazzo. Il testo l'aveva scritto Mario Mieli, io l'avevo tradotto in bergamasco. Cioè, veramente crollato il Parco Lambro, tutti che urlavano, impazziti, Finocchio, Frodo, di tutti i colori. Il giorno dopo sono arrivate le prime femministe che suonavano il Pentole Fornelli, si chiamava questo gruppo, che sono salite e hanno fatto delle canzoni femministe, Troia, puttana, di tutti i colori. Una cosa, veramente ci siamo accorti poi a un certo punto che eravamo veramente indesiderati. A un certo punto Mario Miele, avevamo una specie di tenda dove ci trovavamo, una specie di sai, l'Alzheimer in comico, però un po' edulcoro tra l'altro, però a un certo punto Mario Mieli mi ha dato una pacca sulla spalla, sul culo, non lo so, e mi ha detto andiamo su, poi c'era la bandola, molti di voi che c'erano se la ricordano, e poi c'era Jimmy Onano che era il mio migliore amico, siamo saliti sul palco. Però era una cosa di un'ingenuità incredibile, perché per quei tempi era veramente ingenuo, però riguardandolo adesso dopo 50 anni eravamo persone che avevamo un coraggio strepitoso, ma non poteva essere altrimenti, perché noi eravamo così ed eravamo coraggiosi, ma perché non c'era altra via d'uscita, molti si nascondevano, noi non eravamo persone che si potevano nascondere, voi anche per l'aspetto, per tante cose che ci aiutavano un po' a uscire fuori, no? E quindi siamo saliti sul palco dicendo che non eravamo stati, non ci sentivamo amati, desiderati, e poi avevamo fatto degli slogan un po' stupidi, Froce Sima contro la DC, il pueblo unito sarà il Frocio, sarà, tutte queste cose. Adesso magari fanno sorridere, però la cosa che io dico a tutti i giovani di oggi, non dimenticate quello che è stato, se ci sono stati personaggi che hanno comunque fatto qualcosa per il movimento, che perché la tendenza oggi è i ragazzini di oggi, gay, che danno tutto per scontato, è tutto, non si sa da dove è venuto, però... Allora, Corrado è
persona meravigliosa che è veramente uno dei padri fondatori in assoluto. Sul personale politico di autocoscienza insieme alle varie femministe di allora, e ci trovavamo tutti a casa sua per fare autocoscienza, e veramente eravamo dei pionieri, degli sperimentatori, eravamo una setta carbonara, era veramente, però dicevo, noi dovevamo essere così, non potevamo essere altrimenti, poi visto con lo sguardo di oggi, perché eravamo veramente, anche l'aspetto ci aiutava a uscire. Io ho sempre detto che noi gli omosessuali sono peggio dei negri in certe cose, perché un nero non può nascondersi, la sua pelle ce l'ha, deve affrontare il problema, mentre invece noi, purtroppo, molti di noi hanno potuto nascondere facendo del male al movimento, facendo del male alla causa e non uscendo prima, e quindi ci ha fatto perdere un sacco di tempo, e ancora oggi tanta gente si nasconde. Quindi siamo meno privilegiati dei neri, tutto sommato, perché non abbiamo questa possibilità di nasconderci, che però non è un privilegio, è una cosa che ci ha nociuto nella storia. Ringraziare tutti quelli che hanno organizzato questa cosa, e il pericolo di cose di raduni di questo genere, che poi mi ricorda mio padre quando faceva le Redisce Combattenti, che si ritrovavano, io da ragazzino li prendevo in giro. Ecco, io non voglio che ci autoprendiamo in giro, e soprattutto i giovani di oggi dicano: ah, ma sono cose tutte sorpassate. Quindi un consiglio che do veramente ai ragazzi: non dare per scontato, avere la coscienza, la consapevolezza della storia, perché come diceva Indro Montanelli, un paese che non ha uno sguardo sul passato non avrà nemmeno un futuro. Prima di passare agli altri contributi, ci sono ancora due cose istituzionali, poi parleremo tutti, perché ognuno è una mostra che racconta il percorso di tutti e tutte le persone che sono qua poi avranno il loro pezzo. C'è Rita Barbieri, che è l'assessore alla cultura del municipio 6, sulle politiche sociali, ai diritti e politiche di genere. Ok, che ci ha dato una mano, ovviamente, all'interno del municipio. Porto i saluti di tutto il municipio, quindi Sato Lilliti, che è il nostro presidente, e naturalmente anche dell'assessore alla cultura, Sergio Reazzi, e tutti quanti. Noi abbiamo già aspettato iniziative di questo tipo qua, ma anche a 600, per esempio, ti ricordo meglio un'iniziativa che abbiamo fatto sul tema dell'omofobia tempo fa, e a parte che è conosciuto politicamente in altre sedi, la Monica. Niente, volevo solo dirvi che, insomma, veramente complimenti. Alcune cose che io ho visto mi ricordano la mia gioventù. Io, da femminista non lesbica, mi sono sempre sentita molto vicina comunque a questo tema dei diritti e della discriminazione. Devo essere molto sincera, e vi riconosco molto delle cose che hai detto te sul fatto che oggi sono scontate troppe cose in tutti i campi, perché invece la cultura, nonostante i progressi anche formali o diritti civili, è ancora molto molto arretrata. Anche se da quando Pierpaolo fu espulso in quel famoso ottobre del 1949 dal Partito Comunista per immoralità, ad oggi sono passate, cioè, tante cose anche positive, voglio dire, e anche all'interno della sinistra, diciamo, ci sono dei cambiamenti culturali forti, perché io quella cosa me la ricordo, non ero ancora nata, però ho seguito molto Pasolini, e quella cosa mi ha fatto sempre impressione, che mi fu tolta la testa di quel periodo. E quindi devo dire tanti passi avanti, però appunto continuiamo a lottare contro le discriminazioni, contro il bullismo, che sono una cosa molto molto diffusa nelle nostre scuole. Noi abbiamo messo in piedi un osservatorio su questi temi, posso dire che ci raccontano delle cose molto complicate l'insegnante in tutte le zone, in particolare anche nelle periferie. Quindi benvengano iniziative di questo tipo, e soprattutto, come dire, noi siamo sempre disponibili, anche se volete diffondere cultura contro l'omofobia all'interno delle scuole, perché ogni anno noi comunque organizziamo un bando che è contro la violenza sulle donne, ma in realtà è sui valori,
sono attività che si svolgono con, per il rispetto reciproco, per il rispetto delle differenze, contro il, per il contrasto al bullismo, e quindi se volete anche tentare all'interno di queste nostre cose interventi più specifici del movimento LGBT, noi siamo assolutamente disponibili, e c'è anche una buona legittimità da parte degli insegnanti, di molti dirigenti scolastici. Purtroppo però lo so, c'è molto molto da fare, perché quello che ci raccontano è che nella scuola si fanno anche molti progetti positivi, poi fuori, quando i ragazzi vanno fuori, anche nelle famiglie ci sono invece delle cose molto negative, per cui è importante riuscire a coinvolgere il più possibile tutti quanti, e in ogni caso ci siamo, quando volete, siamo la città, noi siamo ancora un municipio che si riconosce nella città della tolleranza. È la mostra di Milano, e ovviamente Milano si inserisce in un contesto nazionale, quindi permettetemi di chiedere a Gabriele una sorta di risettaggio del significato che in Italia, a partenza da Milano, ci si sia mossi con una mostra, con una volontà di ripercorrere 50 anni, quindi la collocazione di una mostra all'interno di un panorama nazionale in questo contesto storico politico. Gabriele, che è il segretario nazionale di ACG. Sì, allora molte cose sono già state dette, però giusto per dare un quadro molto pratico. L'anno scorso il Pride di Milano ha visto in piazza 250.000 persone circa, di queste credo la metà avesse probabilmente meno di 25 anni, probabilmente anche di più se vediamo le foto e quant'altro. Però il problema è che quelle 250.000 persone spesso non sanno come mai sono arrivate a essere 250.000 persone. E questa mostra, diciamo, assolve quindi a due funzioni importanti. Io spero che si moltiplichino le mostre e iniziative di questo tipo in tutto il paese, perché ogni angolo d'Italia ha la sua storia, fatta da chi più chi meno è piena di attivismo, di piccoli gruppi, di singole persone che ci hanno messo la faccia, che hanno portato avanti le lotte, a volte più grandi, a volte più piccole, partendo da fattori privati o partendo da una consapevolezza collettiva, ma tutto questo ha spinto all'avere oggi 250.000 persone in piazza qui a Milano e 40 prati in tutto il paese con milioni di persone. Questo non è stato un qualcosa di indolore, non è stato un qualcosa di semplice o di facile. Ci sono dietro 50 anni di vite, di impegno delle persone, di singole persone, impegno privato e collettivo, storie di sofferenza e di gioia che hanno portato nel corso di 50 anni ad arrivare al punto in cui siamo oggi. E quindi la mostra ha solo due funzioni: uno, dare il giusto riconoscimento e il tributo a chi quelle lotte le ha portate avanti, perché diciamo, se oggi è facile scendere in piazza insieme ad altre 250.000 persone, lo era molto meno quando ci si trovava in 10 e si veniva identificati e arrestati dalle forze dell'ordine e non si sapeva bene a quali conseguenze si andava incontro. Quindi diciamo, assolve proprio questa funzione che io ritengo fondamentale e sacrosanta. Seconda cosa, permette di far sì che gli attivisti di oggi, di cui faccio parte anch'io, perché io sono nato nel 1984, il mio primo evento di attivismo è stato nel 2000, la partecipazione al World Pride, avevo 16 anni, però tutto il pezzo prima, e oggi mi trovo a combattere il mio pezzo di battaglia, ma bisogna essere insieme a tanti altri, ma bisogna essere consapevoli che noi siamo eredi di una battaglia cominciata molto prima di noi, è andata avanti in un certo modo negli anni precedenti, di cui noi siamo chiamati a portare avanti il testimone, e dopo di noi ci sarà chi andrà avanti a portare quella battaglia per i diritti, per l'uguaglianza, per la libertà e l'autodeterminazione delle persone. E quindi credo rendere consapevoli le nuove generazioni sia dell'opinione pubblica che degli attivisti su quello che è stato l'impegno precedente, su dove si inserisce, perché loro oggi si trovano a questo punto della storia, è fondamentale, necessario e indispensabile. Diciamo, se come diceva l'assessore, lancetto e l'orologio sono andati avanti in un certo modo, non è stato né casuale né indolore, ma è stato per un impegno ben preciso di tante persone, alcune delle quali fortunatamente sono qui oggi, tante invece purtroppo non ci sono più per mille ragioni. Quindi grazie a queste persone, grazie a coloro che hanno voluto e realizzato questa mostra e l'hanno curata, e spero anche che si potrà portare anche una circolazione in altre parti del paese, pur essendo focalizzato su Milano, può essere interessante anche da far girare nel resto d'Italia in contesti in cui può essere interessante far capire anche il ruolo che ha avuto
il movimento comunque che da Milano ha avuto tanto e ha saputo sviluppare e creare tanto per tutto il resto del paese. Grazie. Adesso prima di iniziare gli interventi a spot che faremo, vi voglio ricordare che poi ci sarà uno spettacolo, una performance di artisti, ovviamente, quindi state qua perché ci sarà ovviamente l'aperitivo e probabilmente vedremo questo bellissimo spettacolo fatto apposta per questa inaugurazione, quindi non andatevene perché c'è un bellissimo spettacolo. E poi se non sbaglio ci sarà anche prima o dopo, non so quando vorrà, il battaglio che canterà una canzone. Che è l'interpretivo? Non mi hanno avvisato. No, io venerdì faccio qualcosa. Sono più la discoteca. Quindi rimanete che c'è poi lo spettacolo e adesso andiamo a spot. Il primo di dovere che devo fare è Adornato, che è una figura cardine che sta in questa mostra, è sicuramente Mario Mieli, ma sicuramente la figura che più ha portato avanti quelle istanze ed è ancora qua presente, continua a portare quelle istanze e ci ha fatto capire le declinazioni che nel tempo quei tipi di concetti si potevano analizzare nella società con una dinamica di politica concreta, era Mario Mieli ed è Corrado Levi. E quindi non posso che immediatamente lasciargli la parola per sentire se vuole dirci qualche cosa. Bello essere qua con voi. Pensare che quando si cominciava con Mario il primo gruppo di autocosciente degli omosessuali e anche delle femministe, ma erano separate, ma in grande contatto, siamo amici entrambi, e ci trovavamo una trentina in case diverse e senza dire niente, però si trovava in altre case e cambiavano, sono cambiati circa un centinaio, più di centinaia di persone che hanno formato se stessi con questa autocoscienza per parlare di sé. Era la prima volta che gli omosessuali parlavano di sé, quindi è stata una rivoluzione copernicana proprio, perché prima non c'era la parola, poi sentire con altro in maniera declinata diversamente, ma avendo gli stessi tuoi problemi, dà una forza enorme che non ha mai successo prima. E quindi il movimento omosessuale, nei primi due anni, quando non era ancora associato al Partito Radicale, che poi è andato verso altre strade, in quegli anni veramente si è posto la base e si è. Credo che c'era che straordinario che avevamo la coscienza che dove oggettivo e soggettivo coincidevano, cioè la propria liberazione era anche un fatto oggettivo, un fatto per tutti, quindi è oggettivo e soggettivo, cose che capitano molte poche volte nella vita. E quindi questi due anni con Mario e tanti altri del gruppo è stata una cosa, un'esperienza affascinante proprio, è stata affascinante col contributo di tutti ed è stato l'inizio in cui si voleva cambiare il mondo, si aveva coscienza che si cambiava il mondo, che si cambiavano le cose e la speranza era proprio che si cambiasse la società da quei tempi che erano. E poi il movimento è andato verso una, diciamo, dei diritti civili, che è un'altra cosa da quella che Mario e io e noi volevamo, però c'è stata sempre una tensione fra un isolamento sociale generale e i diritti, quindi non è stato tutto per tutto neanche nel movimento successivo. E questo fatto di sentirsi parte di cambiare la storia per tutti è stato il grande successo personale.
come Milano è stato centrale alla nascita di certi tipi di associazioni e di momenti. Uno di questi, il 1979, vicino a Lino, movimento transessuale, Antonia e Monica. Io ripartirei, approfitterei per articolare la nostra presa di parola partendo da una parola che ha pronunciato l'assessore del Corno, che è clandestino, clandestino e clandestinità. Le persone trans hanno per decenni abitato la dimensione della clandestinità. Siamo nate nei margini, siamo nate negli interstizi della società, abbiamo imparato ad abitare questi interstizi con orgoglio e a farne anche una pratica politica. Abbiamo anche deciso però, grazie e attraverso il lavoro di autocoscienza, Antonia se lo ricorderà bene quando 20 anni fa ci ritrovavamo con altre donne trans per definire i termini della nostra oppressione. Ecco, a me piace chiamarlo l'attivismo da scantinato, quello lì, quello dell'autocoscienza, quello dei gruppi informali che noi facevamo. Gruppi informali che noi costituivamo, partivamo in 2 o 3 e poi eravamo sempre di più. Aumentavamo, diventavamo 15, diventavamo 30, diventavamo 50, finché non arrivavamo a definire i termini della nostra oppressione. In cosa consisteva la nostra oppressione? Nell'essere relegate nella clandestinità, nella notte e nel non poter scegliere altro. Su quei pannelli ci sono 50 anni di storia di un movimento, che è il movimento trans. Una parte di questa storia è stata anche la storia che ci ha viste riprenderci e rivendicare un diritto di cittadinanza e di presenza anche diurna nel mondo e nelle istituzioni. Un esempio per tutti sono state le manifestazioni e le battaglie per il diritto al lavoro che abbiamo portato avanti in tutti questi anni. Quindi quello che mi sento di dire, spero che poi Antonia vorrà parlare e aggiungere qualcosa, quello che mi sento di dire è che rivedere su quei pannelli la storia di chi ci ha precedute, prima di tutto, di quelle donne a cui dobbiamo tantissimo, che sono state le donne che negli anni 70 hanno fatto la protesta delle piscine, e rivedere anche una fetta del nostro amato anche attivismo da scantinato, che però ha generato dei cambiamenti, è stato importante perché costituisce un riconoscimento istituzionale ad un percorso. Quindi grazie, grazie a tutti. Quando ho visto entrare Monica stasera, ha guardato le foto e ha detto a lei: siamo delle sopravvissute. Sopravvissute perché prima si parlava, appunto, qualcuno ha detto i neri hanno la visibilità, no? Come le trans, uguale. Le trans, ovviamente, come dire, sono le prime a essere discriminate a livello culturale. Noi passiamo a un lavoro svantaggiato e quindi ovviamente, cioè, nella scala sociale siamo l'ultimo gradino della scala sociale, quindi veniamo ancora oggi tartassati, nonostante comunque grazie al movimento transessuale, grazie agli attivisti che comunque hanno portato dei cambiamenti, oggi come oggi si vive meglio rispetto allo scampinato, perché ricordo lo scampinato della Cigheli, quando ci incontravamo e eravamo appunto in poche, in cerchio, cercavamo appunto di rielaborare un po' il nostro anche vissuto per poi scendere in piazza e rivendicare il diritto al lavoro. Questo lavoro, diritto al lavoro, che ancora oggi purtroppo noi lo rivendichiamo. Perché? Perché ci sono molte persone trans
che non hanno una formazione scolastica avanzata o che ancora oggi purtroppo ricorrono alla prostituzione per sopravvivere. Perché? Perché sono cacciati di casa, perché? Perché sono vittime di violenza domestica. E quindi c'è da fare molto, molto per le persone trans. Noi abbiamo contribuito, io sono felice di contribuire anche a questo progetto. Grazie a Fabio, grazie a Deborah Biot, che grazie a lei io mi sono avvicinato alla sua. Che abbiamo usato tante volte negli anni e che secondo me oggi è particolarmente importante, valeva per noi, valeva anche per Deborah Rambigliot. Il nostro è un Pride potente perché dura 365 giorni l'anno. Questa è l'importanza della visibilità. Secondo me dobbiamo trasmettere e continuare a lavorare. Ivan Teobaldelli, che è stato direttore di Babilonia in un'epoca dove le energie erano poche, erano condensate e poi erano anche distribuite, come poi vedremo anche con l'altro martedì, che ha avuto una funzione estremamente importante qua a Milano. Quindi darei la parola a Ivan Teobaldelli. No, la nascita di Babilonia è stata fatta con Felix Cossolo, che veniva già da un'esperienza di lavoro di stampa con il giornale Lambda, che era un foglio pubblicato a Torino. Quando ci fu il famoso ingresso del movimento omosessuale nel Partito Radicale, i commilanesi, che erano i collettivi omosessuali milanesi, si rifiutarono di riconoscersi alla linea politica di Pannella. E Cossolo aveva fatto una pseudo intervista che aveva scatenato l'ira di Pezzana e di Pannella. E quindi il giornale era diventato un punto di riferimento dei collettivi autonomi. Noi ci siamo conosciuti in realtà nel primo campeggio gay che è stato fatto in Europa, in Grecia, organizzato da quattro greci che lavoravano a Parigi, che si erano proprio scordati di quanto fosse ostile la Grecia nei confronti dell'amore greco, l'amore di Platone. Per cui quando andammo a questo campeggio fu una diaspora, ci mandavano via da un posto all'altro, la polizia su denuncia degli abitanti del luogo e con questi pessimi pullman, questi traghetti bestiame, ho 60 froce cariche di zaini, di taniche per l'acqua, scappavano inseguite dall'ira della popolazione. Una sera in un posto passammo tutta la notte con i bastoni e i sassi fuori dalle tende, perché uno di questi greci organizzatori ci aveva detto che arrivavano i fascisti da Atene per mare con delle barche, quindi eravamo terrorizzati. Però fu il primo campeggio che metteva insieme i gay di mezza Europa e tutte queste peripezie, queste vicende cementarono gli amori all'interno del campeggio e gli incontri. E ricordo che quando ritornammo in Italia feci la cronaca di questo campeggio sul paginone di Lotta Continua che lo pubblicò, il paginone centrale. L'anno dopo Felix Cossolo ebbe la bellissima idea per finanziare Lambda di fare i campeggi a Capo Rizzuto, nella comune di Capo Rizzuto. Si parla dell'anno 78 e 79. Poi ci fu Ripari di Giove, poi ci fu Vieste. Nel frattempo noi, che non ci accontentavamo di questo giornale, di questo foglio, Lambda, pensavamo che c'era bisogno di una
di un giornale importante che avesse una veste grafica, che uscisse sulle edicole, e quindi con un coraggio che rasentava l'incoscienza tutti e due ci siamo licenziati dal lavoro. Lui faceva l'operaio alla Millefiori a Torino, io lavoravo alla Mutua di Milano, facevo l'università, il primo anno di università, ci licenziamo e con quei quattro soldi della liquidazione mettiamo su questo giornale. Ma la cosa bella è che solo una città, mi dispiace che è andato via l'assessore, ma glielo dico a lei, solo una città come Milano poteva dare a quest'idea la concretezza per realizzarla. Noi non avevamo neanche un soldo, avevamo fatto i giornalisti così, per passatempo. Siamo riusciti a mettere su una rivista che è durata fino al 2006, dall'83 è arrivata al 2006. E questo solo a Milano poteva avvenire. Questa città è stata magica, io non devo... Veramente, non lo dico per piaggeria, io venivo da Città di Castello, che è un paesino della provincia umbra. Quando sono arrivato a Milano ho visto la Traviata Norma, nelle prime trasmissioni dei Com a Canale 96, dove io ho lavorato due anni, prima che nascesse Radio Popolare, il sabato notte c'erano queste trasmissioni organizzate dai Com milanesi, che erano divertentissime, deliranti. Alle 5 del mattino alcune amiche trans salivano in radio con i cappuccini e cornetti freschi. C'era già allora è stato un momento magico, perché si sentiva, si avvertiva l'arrivo di un'onda di utopie, di sogni che avrebbe cambiato il mondo. E io credo che noi piccoli, con la nostra militanza, noi abbiamo cambiato il mondo. Ora, la seconda cosa che vi vorrei dire sulla che cos'era Babilonia. Babilonia indicava una pluralità di voci, di argomenti, era anche un termine molto ambizioso, un po' pasticcioso. Però c'era bisogno di dare una dignità culturale al discorso omosessuale. Non poteva il discorso omosessuale essere sempre relegato tra le riviste porno. Era un discorso di disgusto, un discorso che avvelenava. Avevamo voglia di dare un contenuto culturale a questo discorso perché si legittimasse. L'amore che non osa dire il suo nome, come diceva Oscar Wilde, aveva bisogno di dirlo avendo anche un supporto, un contesto culturale. Quello che ha tentato di fare Babilonia, nel suo piccolo, però abbiamo dato voci anche al discorso della rubrica delle donne, l'isola di Sanfo, abbiamo dato voci agli omosessuali cattolici che erano misconosciuti dal mondo gay che li prendeva in giro e la Chiesa li condannava perché erano cristiani e omosessuali, non dovevano fare nulla, dovevano vivere. E quindi le voci, anche il movimento Limit nel 1986, io aiutai moltissimo Pina Bonanno a organizzare il primo convegno a Milano del Limit e feci venire da Istanbul Ibrahim Eren, che era un giornalista turco che era stato, aveva fondato la rivista Nuova Bisanzio, attorno alla quale si coagulava il mondo gay e transessuale di Istanbul, che venivano perseguitati e torturati dalla polizia tutti i giorni. E lui venne a Milano e partecipò a questi lavori. Quindi abbiamo cercato, poi c'è stata la storia dell'AIDS, quasi subito, nell'83 la terza copertina di Babilonia c'era scritto cancer gay, punto interrogativo, perché non si sapeva cosa era questa malattia. Noi avevamo contatti con tutti i giornali, le riviste straniere, americane, spagnole, inglesi, ancora non... E con i medici del CAVE di Milano abbiamo organizzato i
gli screening perché fossero fatti con la privacy, con la discrezione, c'era questa merda di AZT che ha ammazzato più lui e la ZT, però si trovava solo in Svizzera, bisognava, e quindi tutti gli impegni che abbiamo messo, abbiamo fatto la libreria Babele, abbiamo continuato con i campeggi e siamo qui. Io spero solo che tutto questo, intanto grazie a chi ha organizzato questa mostra, perché è come se avesse messo insieme una pennina di memoria, perché poi se la vedete questa mostra, la leggete un po' attentamente, apre delle porte, da una notizia se ne vedono altre 10, da tante persone che non ci sono più, erano delle persone che avevano fatto tantissimo. E quindi grazie di questa cosa e nella speranza che in questi tempi di lupi, perché si sente l'urlo del lupo intorno a noi, abbiamo la forza e il coraggio di mantenere almeno le nostre voci. Perché non avrei mai pensato di avere così tanti figli e figlie. E veramente io mi sento orgogliosa e scusate se lo dico sempre, ma tanto merito è stato di mio figlio Stefano, che ha voluto a tutti i costi che io entrassi a parte di questa associazione. All'inizio mi mandò pensando che devo fare qualcosa, io ho detto vabbè vado, cerco di fare. Poi mi sono accorta che sapevo molto poco e quindi ho avuto questa opportunità e grazie a Giovanni Dall'Orto, specialmente a sua mamma Paola, che ha fondato questa associazione, si parlava di carbonari, diceva prima Ivan Cattaneo, che queste mamme erano proprio un gruppo carbonaro che si trovavano a casa di Paola Dall'Orto, che aveva un appartamento a Milano, forse dei donni, non so, lo dirà prima, che praticamente iniziò questo cammino con queste mamme all'inizio, forse spaventate, poi lo dirà, che non si conosceva in quegli anni, nel 92, e si conosceva poco. E così piano piano siamo arrivati ad oggi. Ci sono ancora tante difficoltà. Io mi trovo ultimamente a trattare con genitori di ragazzi transgender molto giovani e anche lì ci sono delle difficoltà, ma vedo che comunque c'è più difficoltà, non dico accettare la parola che ho tolto dal mio vocabolario, ad accogliere ancora il discorso omosessuale e lesbico, cioè i gay. Ci sono delle difficoltà, da noi arrivano molti genitori, adesso arrivano anche i papà, prima arrivavano solo le mamme, da un po' di anni, infatti io e mio marito siamo insieme in associazione come tanti altre cose. Il discorso è che ci sono, il discorso delle ragazze arriva poco, arrivano molti genitori con figli solo gay. E a Milano il discorso transessuale da poco che è arrivato in altre sedi, siamo suddivisi in tante sedi su tutta Italia, ci sono già, mentre da noi si è un po' faticato a fare questa cosa. Comunque stiamo cercando in tutti i modi di aiutare sempre, di dare il nostro appoggio. Io dico a tutti, adesso ci sono anche qua dei ragazzi giovani, di essere sempre se stessi. Io ammiro molto quello che ha detto Ivan Cattaneo, perché ha avuto un coraggio insieme agli altri al Parco Lambro quel famoso anno. Io c'ero, non con voi, ma ero lì. E praticamente, insomma, quando si è convinti di quello che si è, che si vuole essere quello che si intende essere, a un certo punto
si deve continuare su quella strada, e facendo questo cammino si riesce innanzitutto ad aiutare i genitori a camminare insieme a loro, e da quel momento in poi sono i figli che aiutano i genitori, che li prendono per mano e che iniziano questo percorso insieme, che sicuramente io posso garantire che 15 anni, quasi 16 che sono in Agedo, si riesce poi ad avere anche un rapporto più bello, più chiaro, perché tante volte i ragazzi si chiudono, non riescono a esprimere quello che sono in casa, e se non riescono a farlo in casa non riescono neanche a farlo fuori. Quindi insistete con i vostri genitori, con la vostra famiglia, con i vostri familiari e amici, perché voi avete il diritto di essere come tutti gli altri, figli uguali per tutti. Bravo. Perché io voglio i miei tante afferenze di Milano, tanti motivi per cui essere di Agedo, ha parlato, secondo me abbastanza. A me divertiva prima, mentre guardavo i pannelli, trovare le ritagli di giornale con sopra la mia scrittura per la data, e mi ha ricordato di quando avevamo fondato la biblioteca del centro di iniziativa gay e c'erano i nuovi arrivati. Uno dei modi per farli socializzare è quello taglio e cucito che molti dei presenti si ricorderanno. Cioè, praticamente abbiamo scoperto che il modo migliore per fare socializzare i nuovi arrivati era mettere assieme a qualcuno che era già parte del CIG e fargli fare i ritagli di giornale, perché in questo modo era obbligato a parlare, a chiedere come si fa questo, come si incolla, come si scrive. E una delle domande ricorrenti delle vittime di questa cosa era: ma a che cosa servono tutti questi ritagli? Oggi, venendo qua, ho avuto proprio la contentezza di 30-40 anni dopo a vedere a cosa è servito: i volantini con sulla mia scrittura, i ritagli fatti in quegli anni. Io, per chi mi conosce, sa che ho sempre avuto il pallino della storia, ritengo che un movimento si costruisca anche sulla base della propria storia comune, sul fatto che si riconosce su eventi, personaggi, idee che sono condivise, e quindi l'importanza per il mondo omosessuale di avere coscienza e cognizione della propria storia per me è sempre stata molto importante. E le riflessioni che hanno fatto quelli che hanno parlato prima di me sul fatto che però siamo qui un po' tra vecchietti, giovani, non ci sono, eccetera, sono vere, ma sono anche inevitabili. I giovani sono lì che stanno coprendo le mie voci, per l'appunto. Sono inevitabili perché ogni movimento, ogni storia ha delle fasi, e credo che questa fase di cui abbiamo fatto parte noi sta andando a finire. Una cosa simile io l'ho già vista negli anni 79-82, quando poi dopo nacque Archigay. Tutte le parole d'ordine che ci eravamo date, le cose che avevamo detto insieme, erano morte. Io ricordo una Maria Mieli particolarmente amareggiata, che diceva che lei con questo movimento non voleva più avere a che fare perché l'aveva deluso. Io me ne andai a Torino perché non succedeva più niente. A Milano feci del volontariato nel gruppo Bene, mi fermai 2 anni e mezzo che si intendevo per fermarmi qualche mese. Quando tornai a Milano nell'85, nessuno di quelli che avevo conosciuto, cioè nel mio intervento sul catalogo, l'ho scritta bene questa situazione. O chi era partito per l'India, chi è come Mario si era ucciso, chi era sparito, eccetera. E sembrava veramente che fosse tutto nero, non ci fosse più nulla, non ci fosse più nulla. Ebbene, in quegli stessi anni, Babilonia, il gruppo del Guado, il centro di iniziativa gay, l'associazione Solidarietà AIDS, sono tutti stati concepiti in quel periodo d'anni in cui sembrava che non ci fosse più nulla da fare. Quindi, da un lato è inevitabile che ogni generazione faccia il proprio tempo e che la nuova generazione parta su basi nuove. In particolare questo fenomeno si è accentuato con l'arrivo di internet, un problema che noi non abbiamo avuto, perché quando avevo 18 anni io la comunicazione era molto più verbale e c'era trasmissione di cognizioni da una generazione all'altra. La generazione dei 16 anni di oggi si è formata su Tumblr, su Twitter, su qualunque posto, ma si è formata con una mentalità sua e un linguaggio incompatibile con il nostro. In più il mondo ha riconcettualizzato la questione omosessuale. E magari noi non ce ne accorgiamo neanche, ma di dietro c'è un cartello
in cui c'è una donna che scritto sono lesbica, mi attaccano tutta una serie di stereotipi addosso, lei se te lo tira via e c'è scritto io sono me. A parte che è scritto in inglese, già questo ci dice molte cose sulla globalizzazione, ma questo messaggio ci sta dicendo che essere lesbica è qualcosa di inautentico, io non sono me. Ecco, un messaggio del genere 30 anni fa avrebbe fatto esplodere il movimento gay. Oggi invece lo, addirittura lo proponiamo noi. Che cosa è successo? È successo che siamo cambiati, cambiata la prospettiva. Io penso che questa mostra sia un ottimo punto di riflessione, di riferimento, proprio un vedere dove siamo arrivati e che rimarrà come altri lavori che stanno facendo, perché magari mentre lo stavate facendo non ve ne siete accorti, ma c'è un fiorire di studi storici sulla realtà virgolette locale in Italia. Ne è uscita una su Brescia, ne è uscita una su Genova, in questi giorni sta facendo una mostra a Genova, ne sta uscendo una di Jacopo Cesari sulle Marche a giorni, Massimo Consoli ha fatto diverse su Roma, cioè c'è una maggiore coscienza dell'ambito locale. E quindi questo catalogo, perché la mostra va ma il catalogo rimane, rimane come riflessione futura per chi ripartirà. Secondo me ripartirà su basi molto diverse da quelle che abbiamo immaginato noi. Questo è inevitabile, perché ognuno di noi immagina la società su propria misura, poi la generazione che arriva vuole parlare a propria misura, però è comunque un punto di arrivo che diventa un punto di partenza, quindi ottime iniziative. Conoscono, che ha anche scritto libri sulla storia del movimento italiano, chiedo se vuole dirci qualche cosa. Siamo come i bimbi poi, Giovanni. Allora, sono in giro anche da tantissimo tempo, ho partecipato anche fisicamente a moltissimi eventi importanti nella storia del nostro movimento, con la parte dei principali testate che mi hanno raccontato la cronaca. Ho scritto qualche cosa sulla storia del movimento, sono certamente ho fatto parte da sempre di quella minoranza della minoranza che cercava proprio di far capire quanto sia importante la storia come strumento di comparazione col presente e di ispirazione con il futuro. Per cui a questo proposito direi che sono orgoglioso del fatto di essere a soli 50 anni da Stonewall arrivato dove siamo arrivati. E questo per quanto riguarda diciamo, il rapporto tra storia e comparazione con il presente. Per quanto riguarda ispirazione per il futuro, vorrei solamente ricordare diciamo, due concetti. Uno che è che ha sempre animato questo movimento, che ogni tanto, non so se sia per dimenticanza storica o per percorsi diciamo sociopolitici che sono sempre molto tortuosi e labirintici, è il concetto di solidarietà tra gli oppressi e soprattutto che gli oppressi una volta che non sono più oppressi non diventano oppressori. E poi un'altra cosa che riguarda sempre l'eredità che io ritengo di avere ricevuto e di avere anche trasmesso a questo movimento, che è una maggiore ambizione, cioè una maggiore ambizione rispetto a quello che poi che è già enorme che siamo riusciti a ottenere, perché noi siamo riusciti a ottenere almeno in Occidente e poi la cosa insomma si sta estendendo anche oltre l'Occidente, sicuramente una serie importante di diritti civili. E però diciamo che l'ambizione di una parte del movimento nella quale io mi sono sempre riconosciuto dal punto di vista intellettuale e anche emotivo era un po' quella di cambiare davvero il mondo, cioè di cambiare il modo di pensare il mondo, nel senso di mettere l'io sono me, che dicevano Giovanni prima, cioè la diversità di ciascuno come chiave di lettura, come ricetta per una politica diversa, come comune denominatore per parlarsi tra diversi. E questa cosa qua, diciamo, non sono molto soddisfatto
di quanto siamo, cioè l'abbiamo un po', secondo me, dimenticata e marginalizzata, e dovrebbe essere riattualizzata, perché secondo me è una cosa molto importante per quanto riguarda il futuro, anche di fronte alle spinte regressive che ci troviamo di fronte e che poi spesso hanno sempre a che fare con la comunicazione tra diversi e anche con il contrario della solidarietà tra gli operai, della solidarietà tra gli oppressi. Perciò voglio dire grazie a questa mostra di ricordarci il percorso che abbiamo fatto e speriamo che qualcun altro più giovane prenda il testimone di aver fatto passare qualche cosa e che porti ancora più avanti. Di sopra c'è tanti altri pannelli e di diverse associazioni. Per passare tra un momento e l'altro, c'è qua Maria Silvia, c'è Elena, le famiglie Arcobaleno che hanno iniziato la loro storia, il suo libro tra i libri del 2004, in un Pride, 5 un anno, e quindi una componente importante si è inserita in tutto questo discorso. Quindi, se voi volete raccontare qualche cosa. Sì, a volte per avere le cose più semplici bisogna fare moltissima strada, anche strada che non avevamo pensato di fare, e secondo me questa è la sensazione che abbiamo vissuto un po' tutti, per vivere le nostre vite semplicemente come siamo, noi nel nostro caso per poter avere una famiglia, dei figli, che poi è una cosa, un desiderio comune e assolutamente banale, abbiamo dovuto mettere in piedi molto. Nel 2005, anzi prima, ci siamo incontrati un manipolo di donne che desideravano dei figli, che già erano dei figli piccoli, in particolare noi con Elena e Giuliana, che già avevano un bambino di pochi mesi, noi avevamo questo sogno, scambiando informazioni, studiando molto, parlando e ragionando. Oltre a realizzare i nostri sogni abbiamo poi fondato questa associazione che oggi è una grandissima associazione che raccoglie migliaia di iscritti, e è stata una lunga storia che non pensavamo di vivere, non pensavamo qualcosa che non pensavamo di mettere insieme, qualcosa che ci tiene a cuore in questo momento. Abbiamo già pensato all'associazione Famiglia Arcobaleno con gli uomini, eravamo un gruppo di donne ma già sapevamo che sarebbero arrivati gli uomini, sarebbero arrivati i nostri figli, sarebbero arrivati i papà. E infatti sono arrivati, questo c'è il gruppo di gioia, adesso è un'associazione mista in cui ci sono coppie di mamma e coppie di papà, e non dimentichiamoci che abbiamo guadagnato dei diritti, abbiamo faticosamente ottenuto dei risultati, ma dietro l'angolo c'è sempre il pericolo di perdere tutto. Quindi occhi aperti e cerchiamo di non dividerci in mille rivoli, ma cerchiamo di essere uniti, forti e proteggerci, perché lo sapete bene. Se vuoi dire qualcosa, Elena? Proprio dalla storia del movimento LGBT milanese, nella fattispecie, e nasce dalla forza che questa storia ci ha dato, e questa forza ci ha permesso di tirare fuori dal cassetto la parte più importante della vita di un individuo che lo sente, che è la genitorialità, o comunque abbiamo sdoganato l'idea che gli omosessuali siano sterili. Gli omosessuali non sono sterili e possono autodeterminarsi attraverso la genitorialità. Gli omosessuali non sono sterili, non sono sterili trans, non è sterile nessuno, qualora desiderino avere un figlio hanno la possibilità di farlo. E questo è una presa di coscienza che ci arriva dalla storia del movimento milanese. Questa era l'unica cosa che volevo dire. Grazie. Quello che volevo tagliare perché non la gente ne va. Però permettetemi a conclusione, poi voglio fare davvero parlare un secondo anche Lorenzo che è qua, perché c'è tutto un nesso in queste cose. Non credo che ci sia nessuno dei guado in questo momento, ma è un momento che devo ricordare che il guado Milano ha avuto una rilevanza e continua. Se sei tu, se vuoi raccontare piccolissima per il guado, però 30 secondi
o se no comunque diciamo che il guado è una storia trentennale, è nato da Agape, praticamente da una piccola corsa di Agape, di partecipanti, da lì poi si è distaccato il proprio gruppo, è ormai sono 30 anni. E ricordiamo che il lavoro enorme di Gianni Geraci ha permesso di costruire, mantenere, dare vita e anima a un gruppo costituito da tante persone, ma che ha avuto in Gianni una posizione centrale indiscutibile, a cui va un grazie per il mio dire, io me la sento di fare. Ci sono poi gruppi universitari, e anche questo mi permette di unire un po' i gruppi universitari. C'è qua anche il rappresentante del coordinamento Arcobaleno, che non può essere cancellato, c'è anche Paolo che ci siamo dimenticati, qualcuno di qui, perché una componente importante a Milano è stata il componente universitario, quindi di tutta la serie di gruppi che sono nati, abbiamo delle immagini che sono incredibili e che rappresenta la contaminazione di un pensiero all'interno della cucina della cultura sociale palese dell'università. Quindi estremamente importante che Milano abbia questa componente, questi gruppi universitari che sono centrali. Se volete dire qualche cosa, a corollario di questo, Filippo che ha dato una mano incredibile, tutto il gruppo che ha dato una mano incredibile per il racconto che troverete nel catalogo, se volete dire qualche cosa. Semplicemente ricollegandomi un po' ai discorsi alle volte preoccupati fallimento di una generazione, come si collegano le generazioni fra di loro, insomma questa esperienza ci ha fatto scoprire un passato che magari ignoravamo. Noi siamo di gay statale, della statale, ma ci sono associazioni al Politecnico, adesso la Cattolica è nata, però abbiamo scoperto un passato delle nostre realtà che si perdeva nella nebbia, c'era il joy, ma poi non sapevamo, invece abbiamo scoperto che insomma non siamo i primi, e questa secondo me è una, sapere che non si è i primi è importante, perché vi assegna una responsabilità, quasi un mandato da non tradire, qualcosa da riportare alla luce in momenti in cui magari si pensa che non si stia perdendo, influenzati da magari teorie un pochino più frivole, diciamo così. Invece c'è una grande storia che obbligheremo i nostri compagni a venire qui a scoprire da ritirare fuori. Buona serata. Grazie Filippo. Do la parola a Lorenzo, con cui insieme ai compagni e alle compagne del GLO abbiamo avuto dei momenti incredibili, e quindi mi astengo da dire oltre, ma lascio a Lorenzo, che lo conoscete, che dirà quello che vuole. Sì, io in realtà dico innanzitutto che non sapevo sarei dovuto intervenire, quindi insomma poi sono arrivato qua, è una ritta di emozioni che rivedo persone, non abito più a Milano da tanto e sto rivedendo persone che non rivedo da tanto tempo, e ho un grande sentimento di emozione e di gratitudine verso Fabio e verso tutte le organizzatrici e gli organizzatori di questa mostra, che hanno deciso appunto di dare uno spazio anche al gruppo che avevamo fondato negli anni 90, il GLO, appunto Liberazione Omosessuale. Eravamo un gruppo piccolo, un gruppo di amici, però penso in effetti appunto in questa traiettoria che ha attraversato il movimento da allora a oggi, penso che abbia un senso la presenza di questo gruppo, proprio perché quello che cercavamo di fare allora è qualcosa di cui io sento una forte attualità. Cioè, per noi era importante essere insieme nelle differenze, nelle contraddizioni, di essere lesbiche e gay assieme, di non lasciare dietro le persone trans, di occuparci non soltanto della politica dei diritti. Noi siamo una generazione che è diventata tutta nell'era dell'AIDS e che poi si è trovata con dei grossi movimenti la cui politica principale era quella della richiesta giuridica. Per noi non bastava, bisognava unire la richiesta giuridica alla richiesta di uguaglianza sociale, cosa che ha dimenticato non solo il movimento, una parte del movimento LGBT, ma anche una buona grossa parte della sinistra, e i risultati che abbiamo adesso, il populismo pesca proprio lì, perché la sinistra si è diventata la custode dell'ordine politico neoliberale e dei diritti giuridici, si è diventata la questione sociale,
e a noi interessava poi da subito creare un'alleanza, che l'alleanza è interpretata anche ai danni, tra minoranze oppresse, tra questione sessuale e questione razziale. Mi ha colpito due dei termini degli interventi che ci sono stati, uno era quello della clandestinità, termine clandestinità, e l'altro il paragone che è stato fatto, no, tra l'essere neri, quindi visibili, o essere trans, essere visibili, e essere invece gay e lesbiche, potersi nascondere. Certo, questo è vero, però esistono, che sono i gay e le lesbiche bianche da una parte e i neri dall'altra, esistono persone LGBT nere, siamo qui a celebrare il movimento milanese, ma il movimento in generale, cioè 50 anni di Stonewall. Ricordiamo che la rivolta di Stonewall fu iniziata da delle donne trans, una ispanica e l'altra afroamericana, Silvia Rivera e Marsha P. Johnson. E io penso che questo sia uno dei grandi temi su cui dobbiamo confrontarci adesso, l'alleanza tra movimenti LGBT e quindi la questione dei diritti e la questione dell'immigrazione. Siamo in un mondo complicato in cui le questioni possono essere giocate una contro l'altra. No? Nell'Italia del salvinismo non ce ne rendiamo conto, ma nel resto del mondo, in Europa, negli Stati Uniti, c'è una cooptazione da parte delle forze liberali di destra e dei diritti LGBT contro i diritti dei migranti. Alice Weidel, la leader di Alternative for Deutschland, che ha concluso la campagna elettorale dicendo: io sono lesbica, quindi sono lesbica e sono leader di un partito di ultradestra perché voglio una Germania che mi difenda dall'invasione islamica. Una volta, appunto, sono contento che abbia parlato anche del Guado, i gay cristiani erano discriminati dal movimento gay e naturalmente dal mondo cristiano. Oggi c'è il fenomeno anche di persone LGBT musulmane, dobbiamo attrezzarci per accogliere e per riflettere assieme su queste contraddizioni e queste identità. Ci sono persone LGBT migranti, tanto lavoro è già stato fatto a Milano, il gruppo migrazione omosessualità che è qui presente e tante dobbiamo continuare. Quindi la clandestinità oggi riguarda non soltanto, riguarda ancora anche le persone LGBT, ma in particolare le persone LGBT migranti. Quindi dobbiamo farci forza, insomma, della memoria storica del passato anche per affrontare queste nuove sfide del futuro. L'ultima cosa che vorrei dire, sempre reagendo alle parole in questo caso dell'assessore, lui ha ricordato questo episodio della giunta, io credo qui tenga, allora che negò il patrocinio per via di un volantino che poteva offendere. Fino a quel momento si poteva avere il patrocinio del comune, ma c'era un posto con un bacio, no, perché non si doveva offendere. Guarda che questa cosa dell'offesa è la nuova frontiera della discriminazione. Negli Stati Uniti stanno passando leggi, non a livello federale per ora, ma nei singoli stati, dell'obiezione di coscienza. Cioè, io sono un panettiere, o sono un pasticcere, sono religioso, devo avere diritto a non fare la corsa per la coppia gay che si vuole sposare. E questo dice: vabbè, vai da un altro panettiere. Sì, però quando si parla di medici le cose si fanno complicate. Quindi cioè, ci sono molte battaglie ancora da fare, in questo movimento c'è ancora bisogno. Dobbiamo andare avanti. I tempi che stiamo vivendo non sono tempi a noi favorevoli, il 34% di Salvini alle europee lo dimostra, la campagna antigender è pervasiva, in una città come Milano poi forse ci se ne accorge poco, ma io in una città come Verona, giro l'Italia per lavoro, ci sono realtà piccole, realtà del sud, dove da fare interventi di educazione antidiscriminatoria nelle scuole ormai è diventato praticamente impossibile perché i crediti di scolastici non lo permettono più per paura della reazione antigender. Quindi insomma, grazie Fabio, grazie a tutti e a tutte che avete organizzato questa cosa. Io sono veramente molto emozionato, ma come diceva nel 68 non è un inizio questo. Vorrei ricordare che c'è qua Vince Mazzoli, che ha fatto
vengono di prova, dai, secondi, finiamo. Poi andiamo un Per me questa è un incontro meraviglioso perché, essendo la Shirley Temple del movimento gay, ho iniziato che avevo 16 anni e non ne ho più 20, mi sembra di stare a sentire tutte le voci e i punti di vista che hanno arricchito la mia vita. Una delle mie migliori amiche, una donna transessuale, è stata per 2 mandati presidente dell'Arci Gay. Quindi questa città è davvero particolare. Milano, io credo, abbia permesso un discorso, un altro discorso, e io parlo per avere fatto l'altro martedì la trasmissione che ha cambiato il codice con cui gli omosessuali maschi a quell'epoca parlavano di sé. E qui vedo tanti discorsi, basta guardare, capire che non esistono un modo, ne esistono tantissimi, li abbiamo persi. Dice molto bene Giovanni che nell'epoca di internet si ridefinisce la forma e il contenuto di ciò che stiamo definendo. Ambizione. Facciamo mercoledì prossimo un evento che parla di Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, che vi ha rotto le palle a tutti per le celebrazioni degli ultimi mesi, Leonardo da Vinci come uomo. Vittoria Chierici ha costruito filologicamente, una artista italoamericana, il viso di Leonardo a 30 anni. Era Leonardo che è arrivato dopo 2 accuse di sodomia a lui, e un'accusa indiretta a un suo collaboratore, arriva a Milano, la città del Bassac e dell'Aure, è la città dove ha vissuto più a lungo. Non solo Leonardo da Vinci, che ha fatto introspezione di tutto, ma c'è un Leonardo da Vinci minimo, quotidiano, perché quelli che noi conosciamo come codici atlantici e codici generali sono in realtà delle compilation dei taccuini che lui scriveva prendendo nota di qualunque cosa, dalla cresta sulla spesa che faceva il suo amico amante alle questioni di filosofia, di anatomia. C'è tanto da capire di un uomo che vi assicuro è come noi. Uno intravede nel ritratto che ha fatto Vittoria uno di noi, anzi c'è proprio una tipologia di uomo gay. Dice, ma questo lo conosco, ed è quello che io ho individuato la prima volta che ho visto. Abbiamo fatto l'altro martedì, abbiamo cercato di raccontarlo in maniera diversa, seguendo quello che hanno detto un po' i collettivi omosessuali milanesi, che sono stati la vera fonte di dissenso. Però poi appunto sono arrivate le donne, sono arrivate le trans, all'improvviso eravamo molte voci, eravamo 3D, 4D, non si capiva più. Cosa siamo venuti al mondo a fare? Leonardo da Vinci ha cercato di domandarselo, non è arrivato al coming out, la gente che chiede, ma no amore, segui un po' cosa ha scritto e cosa possiamo ragionare. E forse dimostreremo ancora una volta, lavorando su noi stessi, ciascuno con la sua voce, che davvero Milano è una città che ha dato qualcosa. Abbiamo parlato del Festival Mix, che quest'anno fa il 33° anno di presenza a Milano, e quindi l'importanza culturale che ha avuto, quindi andate a vedere cosa c'è di sopra, e poi vedremo anche altri pannelli sul festival, perché ne abbiamo. Altra cosa, non abbiamo parlato, ma implicito, la storia dei Pride di sopra, tutto ciò che ne consegue. Vedete qua Milano Pride, perché Milano è un insieme di entità, di volontà e di modi di esplicarsi. Corrado vuole chiudere il discorso, quindi lascerò alla fine la parola a Corrado, ma arriviamo alla fine con Carlo, che è il portavoce coordinamento Arcobaleno, perché dobbiamo ricordare che tutto questo è frutto dell'energia di persone e che noi siamo degli strumenti nei confronti di un principio, di una collettività, e non dobbiamo mai dimenticarlo, dobbiamo sempre fare un passo indietro per ricordarci che tutto ciò che facciamo
è in relazione a un fine. E il condimento arcobaleno è la testimonianza di una comunità milanese con energie, voglie e pensieri diversi comunque di affrontare un discorso comune, che è quello di comunque portare delle istanze in una città come Milano. Se Carlo vuole dire qualche cosa, a nome del coordinamento arcobaleno, che ovviamente in questi anni insieme ha espresso ovviamente tanti risultati, do Carlo la parola per questo. Sarà molto bene. Grazie Fabio. Il coordinamento arcobaleno nasce su Milano, ne parlavamo l'altra sera, ormai sono 35 anni quasi che esiste. Nasce perché in fondo. Ma stiamo parlando, c'è bisogno di parlare, un silenzio, un attimo di silenzio, abbiamo finito, dai. Allora, esistono tanti aspetti nel movimento LGBT, esistono tante battaglie da portare avanti, esistono tante associazioni, ciascuna che magari concentra le sue energie più in una direzione, più in un'altra. Però in fondo la battaglia che portiamo avanti riusciamo a condurla meglio se siamo tutti assieme. E quindi per questo le associazioni milanesi LGBT si sono radunate per farsi forza, per condividere gli intenti, per supportarsi a vicenda. E tutto questo nacque per l'appunto quando vi fu uno sfratto, si doveva cercare di trovare una nuova sede e quindi Arcigrefica, esatto, erano noi che iniziarono questo percorso. Quindi una cosa banale come dover cercare una nuova sede ha fatto sì che cominciassero a mettersi vicini, a tenersi vicine queste associazioni, e da questo poi pian piano questo confrontarsi ha fatto sì che si iniziasse a capire ma forse in questo confronto ne abbiamo vantaggio tutti, e pian piano si andavano annettendo altre associazioni sono entrate, associazioni sono uscite, alcune associazioni non esistono neanche più, ma comunque siamo ancora qua tutti assieme per cercare di farci forza a vicenda e avere una comunione nelle nostre battaglie. Grazie tanto. C'è da bere, da mangiare, intanto gli artisti preparano la sala. Prima di dire che a Corrado e lasciare la parola e ricordare ancora che gli autori di questa storia sono tante persone anche anonime alla nostra coscienza e conoscenza, non posso che non ricordare Lucia Zilli, senza la quale certe cose di questa mostra non avrebbero mai potuto esistere. Quindi un grazie personale a nome della collettività per l'impegno, la dedizione e la capacità messa per l'esecuzione grafica e non solo che Lucia ha messo. Grazie mille Lucia Corrado. Che pur avendo seguito dall'inizio il movimento con orgoglio e con contento, come anche oggi tutti quanti, però c'è una cosa terribile, che io quando leggo sul giornale oggi che un ragazzo si uccide perché è omosessuale in provincia o in casa, mi viene quasi da piangere. E quindi non dimentichiamoci questo fatto, che c'è ancora da fare tante cose, tanto c'è da fare, se no questo dolore non si placca. Vediamo che non siano preparati.